Ragazzi, ecco qua sono un nuovo video sul mio canale. Oggi vi presento un unboxing del Chromecast. È una chiavetta per lo streaming di file tramite appunto quasi un Miracast, ma non è un Miracast, è una trasmissione dati tranne DLNA. Quindi, che dire? Allora, vediamo adesso. Tentiamo di scartare, scusate perché sono con una mano, perché con l'altra sto leggendo il telefono. Benissimo, ok, scusate. Cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo una tre immagini dove ci vengono a spiegare come montare questa chiavetta, che è molto semplice. Basta attaccare la chiavetta sulla nostra presa HD del televisore e poi attaccare il cavetto USB alla corrente. Attenzione però, il cavetto USB può essere collegato anche a una spina USB libera della TV, scusate, per avere una corrente continua senza aver bisogno di staccare per ricaricarla. Quindi in dotazione abbiamo caricatore, caricabatterie da muro con plug USB, con uscita micro USB che è già attaccato alla TV. Dopo abbiamo questo, che è un'estensione, credo, sì, una prolunga HD che è lunga, credo, sì, sui 10 cm, come potete vedere è così. È rivestito, i placati in oro. E adesso vi faccio vedere come viene montato il dispositivo sulla TV. Ok, siamo dietro la TV. Come potete vedere la chiavetta è qua, è questa qua. Un attimo che tolgo la scarta per farvela vedere. E questa qua è la lucetta dove ci avvisa che è acceso e che prende il nostro wifi, perché non vi ho detto, va solamente, come ben voi sapete, scusate il mio italiano, lo streaming va solamente con l'internet. Una volta collegato e configurato, questa qua è la nostra schermata d'inizio. Scusate il flash, vi tolgo il flash, ecco, dove ci viene a dire il nome del nostro Chromecast, l'ora e delle immagini che scorrono a random. Adesso vi faccio vedere come funziona, a dopo. Bene ragazzi, eccoci qua sul mio tablet, il mio Asus. Mi sono dimenticato di dirvi anche che oltre con i sistemi Android va anche con i sistemi iOS. Prima però, per configurare la chiavetta, bisogna scaricare questa applicazione, che è l'applicazione Chromecast, dove che ci viene a dire che il nostro Chromecast è pronto per trasmettere. Scusate, non mette a fuoco il mio cellulare, non ci riesce. Vabbè, perfetto. Dopo, il nostro menu a tendina ci dice quali applicazioni sono già configurate per la trasmissione del Chromecast. Sono poche, vi dico già che sono poche, e siccome è uscito in Italia a marzo, quindi devono ancora essere configurate delle applicazioni proprio solamente per il Chromecast. Però si può dire che ce ne sono, cioè ce ne sono poche, ma ce ne sono fatte bene, una delle quali è la Red Bull TV, dove che è un programma dedicato allo sport fondamentalmente. Allora, il tastino per fare la trasmissione di LNA è questo qua. No, scusate, è questo qua. Cosa fa il nostro tablet? Ci chiede di scegliere quale Chromecast volete scegliere. Io scelgo il mio. Come potete vedere adesso la TV si sta sincronizzando con il mio tablet. Io adesso potrei mettere un qualsiasi video, posso mettere questo qua, come potete vedere si è già sincronizzato. Ho scelto un video, scelgo, ecco a voi che si sta sincronizzando. Faccio un po' di zoom, scusate la qualità video, però il cellulare è quello che è. Un attimino perché lo streaming si mette un attimo. Ah, mi sono dimenticato di dirvi anche che il Chromecast, siccome i ragionamenti qua sono ancora
in fase sperimentale in quanto riguarda i video, non tutti i formati video sono supportati, ovvero gli MP4 scusate, mi sono impappinato, sono supportati. I formati MKV invece no. Benissimo, ho fatto una grandissima figura, il tablet si è incantato. Allora, cambiamo applicazione. Mettiamo un'applicazione molto più conosciuta da quanto riguarda noi, perché siamo qua. Siamo su YouTube. Allora, ho scelto un formato in 1080p. È stato fatto dall'Nvidia, dove potete vedere la qualità video. Adesso mi avvicino. Come potete vedere, voi non potete immaginare come si veda bene. Io ho un 32 pollici a LED e credetemi, è uno spettacolo. Beh, adesso ci vediamo tra poco per i consigli se lo volete acquistare o no. Beh, che dire di questo Chromecast? È un oggettino molto molto particolare nella sua fattispecie. È un oggetto che, come posso dire, è economico perché l'ho portato a casa da Amazon a 35 euro. Ho pagato 3 euro di spedizione perché lo volevo il giorno dopo, appunto per provarlo subito e non volevo aspettare 2 giorni. Sì, lo so, ho fatto una grandissima cappellata per 3 euro in più, però ho voluto provare. Allora, qua potete vedere già le applicazioni che sono già subito configurate per il Chromecast. Non mette a fuoco, vabbè, ormai sapete il mio cellulare è così. Allora, oltre che con i dispositivi mobili, va anche con portatili e computer fissi, con Google Chrome, che se volete guardare un film in streaming potete guardarlo direttamente lasciando il vostro portatile a sé, e potete guardarlo direttamente comodamente sdraiati a letto o in divano facendo una semplice trasmissione di LNA, che io ve lo consiglio se volete provare qualcosa di nuovo e se non avete uno smart TV. Questo qua rende praticamente smart la vostra TV normale, infatti non è una smart TV questa qua. Adesso posso dire di averla a 35 euro in più del costo che ho sborsato per la mia TV. Beh, da questo video è tutto, da Chromecast anche. Ci vediamo in un altro video, possibilmente gameplay, o anche, si può dire, di un unboxing di un videogioco molto famoso, che vi dico solamente che il personaggio è un infame. Bella a tutti!